Amiche e amici, prima il solito invito, caro Cristiano Corbo, non ridere, lavora, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella di notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Caro Giorgione Musso, che dire, partitone, oddio, scherzo, partitaccia da parte della Juventus che, diciamo che sostanzialmente crea due vere chance, la prima sprecata nel primo tempo da Dusan Vlahovic e la seconda quasi sperata alle preghiere calcistiche non solo con Federico Gatti da Rivoli a salvare la Juve e regalare un 1-1 che in vista del match di ritorno consente comunque ai bianconeri di tenere molto viva la speranza perché tutto si deciderà in Andalusia, ma proprio tutto. Da dove partire? Io credo che un po' come è accaduto per esempio in un altro match decisivo di questa stagione, penso a Inter-Juve di Coppa Italia, troppo poco da tutti i punti di vista, a livello di spirito, di atteggiamento, di produzione offensiva, anche di sacrificio in fase difensiva. Io ho avuto sempre la sensazione oggi che il Siviglia con Campos in campo potesse sempre fare qualcosa di interessante, è proprio l'ex giocatore tra le altre squadre del Genoa a sprecare e lui a consentire poi a El Nesiri di realizzare momentaneo 1-0, è fortuna per la Juve, Ocampos si fa male nel corso del primo tempo, esce e lì finisce sostanzialmente la fantasia degli ospiti. Per la Juve anche in termini di individualità è una serata difficile analizzare perché si salvano davvero in pochi, sì, si può stare qui a dire importantissima la torre assist di Pogba, fondamentale ovviamente il gol di Gatti, però è un'occasione estemporanea in piena disperazione perché l'1-0 avrebbe consentito al Siviglia di giocare per due risultati su tre, e poi però fino al 97esimo c'è stata una Juventus troppo lenta, a tratti impaurita, dove le individualità si sono messe in mostra però in accezione negativa, quindi male, diciamo che di questa partita si salva esclusivamente il risultato, sei d'accordo Corbo? Bravo, molto d'accordo, continua a scrivere le tue pagelle, andate a leggere sul bianconero che scrive benissimo, come scrive Cristiano Corbo. Che dire, top and flop, top salverei Danilo, che secondo me anche nei momenti più complicati là dietro ha cercato di salvare il salvabile in termini di pacchetto arretrato. Szczęsny comunque ha disinnescato un paio di tentativi del Siviglia e poi ovviamente salviamo il binomio dei subentrati Gatti, che realizza una rete importantissima su assist di Pogba. Gli altri subentrati male, a me Chiesa non è piaciuto, Milik non ha fatto meglio di Vlahovic, proprio il serbo in questo momento, oggi finisce sul banco degli imputati, secondo me il peggiore della Juventus assieme a Miretti ed Alexandro, quest'ultimo non capisco come possa avere ancora presente soprattutto futuro la Juve, ma questo è al netto poi di colpi di scena, tutte le strade portano alla permanenza per un'altra stagione del jolly brasiliano, un po' troppo jolly anzi. Juve lenta anche in fase di costruzione, Locatelli poi è salito con il trascorrere dei minuti leggermente, ma nel primo tempo 3 o 4 palle sempre ragionando all'indietro e non in avanti, mai verticalizzando, anche lo stesso Rabiot non scoppiettante come nelle migliori serate. Non mi era dispiaciuto Kostic, però voglio rivedere la partita, voglio sì, proprio rovinarmi la vita, me la voglio rivedere domani, caro Cristiano Corbo, tu ridi ma me la rivedo, intanto sentite, no? Il settore ospiti che alzi i decibel e sarà giovedì un inferno a Siviglia. Piccolo spoiler, ci saremo, caro Cristiano Corbo, ci saremo e vedremo chi arriverà a Budapest con la Roma che tra l'altro ha battuto all'andata per 1-0 il Bayer Leverkusen. Di Maria non mi è piaciuto, anche lui un po' troppo lezioso, partito bene e poi si è spento con il trascorrere dei minuti, ma ribadisco, faccio davvero fatica a salvare qualcuno oggi della Juventus e non salvo, sai chi non salvo, caro Cristiano Corbo? Neanche l'arbitro, il dottor
Siebert, tedesco, che secondo me non vede un rigore grande come una casa per il contatto nel finale tra lo stesso Rabiot e Badet, se non ho visto male, neanche richiamato al VAR. A me sembrava rigore, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, ma onestamente mi sembrava fosse rigore. Ho rivisto le immagini e poi non mi è piaciuto, ma non tanto, caro Cri, anche per solo l'episodio per il rigore, anche per la distribuzione dei gialli. Cioè Rakitic viene ammonito quando ne aveva già acquisito più di uno sul campo, e probabilmente nel match di ritorno non ci sarebbe stato. Però poi si dice che parlare degli arbitri sia l'alibi dei perdenti, ma ho trovato onestamente la distribuzione dei gialli e quel contatto un arbitro abbastanza, non lo so, a un certo punto sembrava davvero che, non dico spalleggiasse la causa del Siviglia in maniera più assoluta, però anche i contatti a favore della Juventus poco puniti o per nulla. Vabbè, speriamo in un arbitraggio migliore nel match di ritorno. Cos'altro posso dire? Ci sono delle scelte che non mi hanno convinto di formazione, in primis quella di Bonucci, perché se Gatti, correggetemi se sbaglio, è stato premiato come l'MVP dello scorso mese della Juventus, significa che questo ragazzo sta effettuando un deciso percorso di crescita e bisogna cercare, no, di impreziosirlo. Bonucci oggi credo partita numero 500, ormai dal punto di vista fisico è questo, infatti a un certo punto al 61esimo ha alzato il braccio ed è scattato il doppio cambio con Gatti per Bonucci e Milik per Vlahovic. Questo è, speriamo che questo assist di testa di Pogba crei i presupposti per un finalissimo di stagione da protagonista per l'ex calciatore del Manchester United. Comunque là c'era ed era importante esserci e consentire alla Juventus che realizzasse l'1-1. Ora la partita con la Cremonese credo che interessi davvero a pochissimi, anche perché abbiamo capito concretamente come le partite rimanenti di campionato porteranno a una nuova penalizzazione, quindi una classifica ancora dannatamente virtuale. Tu puoi fare il tuo, ma poi se gli altri fanno il loro ne riparliamo. E ovviamente faccio riferimento all'extracampo e tutte le energie devono andare alla sfida di ritorno, alla sfida di Siviglia, che sarà fondamentale per arrivare alla finalissima di Budapest e quindi per fare in modo che questa stagione estremamente complicata da tantissimi punti di vista comunque regali magari un coup de théâtre, qualcosa, no? Mi piace, eh? Coup de théâtre è bello, addirittura francese. Bisogna saperlo dire. Il tuo follower comunque li stai viziando. Mi sto viziando un po' troppo, è tutto a costo zero. Tutto a costo zero. Comunque, questo è, devo dire che al netto del fatto che poi Rakitic dovesse essere ammonito ben prima del 72esimo, professorone nel centrocampo, squadra un po' in là con gli anni in Siviglia, ma che annovera tra le proprie fila di giocatori che sanno disputare questo genere di partite, questa non è una buona notizia per la Juventus in vista del ritorno. Dall'Allianz Stadium, come dicono quelli bravi, o come direbbe il caro amico Ciccio Mariello, è tutto. Infatti, comunque, Ciccio Mariello fa parte di quelli bravi, Juventus 1, Siviglia 1, scrivetemi qua sotto come avete visto questo match. Un abbraccio.